iniziare questo top, vi devo dire che lo potete realizzare in tutte le misure, nel senso che bisogna prendere la misura della circonferenza seno e quindi fare un tot di catenelle riguardanti quanti centimetri è la circonferenza seno. Io sto lavorando, come ben vedete, con un gomitolo numero 5, con uncinetto 1,75. Quindi in base al cotone che voi lavorate, se è molto fine vengono molto di più catenelle, se è un po' più spesso catenelle ne vengono di meno. Un'altra cosa che vi devo dire è che se io adesso sto lavorando una S, quindi ho tutto la circonferenza di questa persona è di 82 cm. Però io, siccome in questo top devo fare la parte dietro un po' chiusa con i laccettini, quindi invece di lavorare 82 centimetri di catenelle, ne lavoro 78, ne farò 4 centimetri in meno. Io adesso mi sono già portata avanti, come notate, ho fatto già le catenelle e con questo filato sono arrivata a lavorare 230 catenelle. Adesso lavoro 3 catenelle, invece di 3 ne lavoro un'altra e sono 4. Quindi filo sull'uncinetto, abbiamo 4 catenelle che abbiamo lavorato dopo, salto la quinta, vedete, invece di 4 ne passo 5 e vado nella sesta e lavoro la maglia alta. Questo perché all'inizio e alla fine del lavoro, essendo che io la parte dietro devo mettere i laccettini, quindi devo andare a lavorare una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Siccome qua siamo all'inizio del giro, la mia prima maglia alta corrisponde a 3 catenelle e più una che dobbiamo fare la separazione tra una maglia e l'altra, quindi ho lavorato 4 catenelle. Di sotto, essendo che dobbiamo saltarne una catenella, vado nella prossima, quindi in tutto sono 5. Adesso filo sull'uncinetto e vado a lavorare le maglie delle maglie alte in ogni catenella sottostante. Quindi il primo giro sarà tutto come gli altri, di maglie alte. Sono arrivata negli ultimi due punti, quindi vado a fare come all'inizio una catenella, salto una catenella sottostante, nell'ultima catenella vado ad eseguire una maglia alta. Adesso mi alzo con 4 catenelle. 3 corrispondono alla mia maglia alta, la quarta catenella corrisponde a quella di separazione. Quindi filo sull'uncinetto e continuo e vado a lavorare tutte maglie alte, come mi si presentano. Come io ho lavorato il primo giro, lavoro il secondo e così via. Ho finito di lavorare i giri a maglia alta e ho anche cambiato colore. Ho preso sia questo cotone bianco, essendo questo che sto lavorando numero 8, ho preso due filati, il 16 bianco e il 16 questo celeste, li ho messi insieme ed è venuto questo colore qua. Quindi ho lavorato, in tutto sono 15 centimetri. E ho fatto 10 giri di maglia alta con questo colore turchese e poi ho fatto un giro di maglia alta con questi due colori insieme, un altro giro di maglia con quest'altro colore e poi un altro giro di maglia alta sempre con il colore di tutti e due i gomitoli e poi altri 10 giri. Adesso ho terminato la parte sopra e devo riprendere a lavorare la parte sotto del lavoro. Quindi io vado
ad agganciarmi, prendo tutti e due i gomitoli qua dove ho iniziato a lavorare la parte di sotto, entro con l'uncinetto, tiro il filo, faccio un nodino . Rientro con l'uncinetto, e vado a lavorare 4 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta e il buchino che si forma qua, vedete all'inizio? Quindi vado a lavorare, salto la catenella, rientro nella prossima maglia alta e lavoro una maglia alta, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una maglia alta sottostante e vado nella prossima e lavoro una maglia alta, una catenella, salto la maglia alta, nella prossima lavoro una maglia alta, ho chiuso, mi alzo con 4 catenelle, volto il lavoro e lavoro una maglia alta, una catenella, salto la catenella, nella prossima maglia alta vado a lavorare una maglia alta e lavoro, continuo a lavorare il punto rete. Ho lavorato per 13 giri e adesso sto chiudendo il giro. Siccome devo cambiare colore e riprendere il colore di prima, e quindi vado a chiudere la mia maglia alta, il primo passo della maglia alta, adesso cambio il colore. Leggo, come faccio un nodino. Questo qua. Ho fatto il nodino, adesso mi alzo con le mie 3 catenelle, 1, 2 e 3 e 4. Volto il lavoro, filo sull'uncinetto e invece di andare nella prima maglia alta vado nel secondo archetto e lavoro 5 maglie alte. Due catenelle di separazione, salto il primo archetto, vado nel secondo e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, salto il prossimo archetto, nel prossimo lavoro 5 maglie alte.
2 catenelle, salto un archetto, nel prossimo lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, salto il prossimo archetto, nel prossimo lavoro 5 maglie alte. Due catenelle, salto il prossimo arco, nel prossimo una maglia bassa. 2 catenelle, salto un arco, nel prossimo vado a lavorare 5 Terminata maglie la parte alta del corpino di questo top, quindi una volta presa la misura della circonferenza del braccio, lavoriamo una catenella che corrisponde a questa alte. La circonferenza. misura che interessa a me è di 24 centimetri e corrispondono a 71 catenelle. Devo chiudere a cerchio, quindi metto a dritto la catenella. Una volta messa a dritta, vado a chiudermi nella prima catenella d'avvio con una maglia bassissima. Con 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, vado nella seconda, entro nella seconda catenella e lavoro la maglia alta. Lavoro ogni catenella una maglia alta. Sono quasi al termine del giro, infatti mi ritrovo nell'ultima catenella. Adesso cosa vado a fare? Mi vado a chiudere la terza catenella d'avvio con una maglia bassissima. Catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta. E in ogni maglia alta sottostante vado a lavorare le maglie alte. Sono arrivata al termine del giro, quindi dovrei andare a chiudermi nella terza catenella d'avvio. Però devo cambiare colore, quindi già mi sono preparata il colore bianco. Mi chiudo con il colore bianco. Quindi questo lo lascio così perché poi mi servirà senza tagliare il filo così, perché farò un giro di bianco e poi farò un altro giro di questo qua. Quindi non vale la pena tagliarlo e lo lascio in quel modo. Questo, il bianco, lo metto dietro, lo nascondo, mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta, filo sull'uncinetto e vado a lavorare le maglie come mi si presentano, nascondendo naturalmente il filo dietro, quello bianco. E lavorerò tutto il giro a maglie alte. Poi naturalmente farò altri 2 giri di questo colore qua. Sono arrivata all'ultimo giro di maglie alte con il colore questo scuro e adesso lavoro l'ultima e vado a chiudermi nella terza catenella d'avvio. Però cambio colore perché adesso devo iniziare la rete. Io avevo già lasciato il filo bianco. Quindi lo riprendo.
e chiudo con una maglia bassissima. Mi alzo con 4 catenelle, una catenella, salto una e lavoro la prossima. Sono arrivata al termine del giro, quindi vado a chiudere nella terza catenella d'inizio. Mi alzo con 4 catenelle perché una è la catenella di separazione e continuo a lavorare così per altre 2 giri. Terminato i 3 giri a punto rete con il bianco, adesso vado a chiudere con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Due catenelle, salto il primo archetto e nel secondo vado a lavorare 5 maglie alte. Questo è l'ultimo giro che noi faremo per la manichina. Due catenelle, salto un quadretino, nel secondo vado a lavorare una maglia bassa, 2 catenelle, salto un quadretino, nel prossimo lavoro 5 maglie alte. Continuerò a lavorare così per fino alla fine del giro. Finito di lavorare le maniche e come notate io già una l'ho già cucita. Quindi cosa ho fatto? Ho diviso il top a metà e questo qua è il centro. A me sono naturalmente erano 115 maglie alte da un lato e 115 maglie alte dall'altro. Dall'altra parte è quella centrale che io ho marcato con questo marcapunti. Siccome io l'avevo già iniziato con 2 centimetri più piccolo perché volevo che questa parte di dietro rimanesse un pochettino più aperta, quindi cosa sono andata a fare? Ho preso sì la metà e poi ho tolto 1 centimetro da questo lato e 1 centimetro da quest'altro lato, che corrispondono a 3 maglie alte. Quindi ho avvicinato le 3 maglie alte, ho contato naturalmente i punti, se erano 115 meno 3 maglie alte da questo lato e 3 maglie alte da quest'altro lato, da tutte le maglie mi risultano 112 maglie. Ecco qua, ed è così. Per mettere la manica, cosa devo andare a fare? Dividere questa parte, sia questa che quest'altra, le 112 maglie, diviso per 2. E devo fare la metà. A me la metà è venuta 54 da questo lato e 54 da quest'altro lato. E nella maglia centrale ho messo il marcapunti. Adesso devo andare a cucire naturalmente la manichina. Quindi io voglio lasciare, non ne cucio tanta manica, ne cucirò un paio di maglie. Quindi questa è la maglia centrale. Vado a togliere 4 maglie, 1, 2, 3, 4 e metto il marcapunti. E 4 dall'altro lato, 1, 2, 3 e 4. Quindi andrò a cucire la manichina. Così la metterò così, questa parte centrale. Naturalmente prenderò pure adesso lo tolgo di qua il marcapunto, tanto non mi serve. Adesso prendo la manichina, naturalmente metto il marcapunti qua centrale nella maglia proprio centrale, eppure qua andrò a contare 4 maglie da questo lato e 4 maglie da quest'altro lato. Prenderò la manichina
li aggiungerò così e vado a cucire questi 9 punti. Una volta, vedete, messe sia la manica dritto con dritto, ho messo il marcapunti nella parte centrale. Qua ci sono i 4 punti, quindi li tolgo perché naturalmente adesso devo andare a cucire. Conto 1, 2, 3, 4 da questo lato e poi 1, 2, 3, 4 da quest'altro lato. E prendo sia la maglia di qua. Ed entro nella parte di qua, dall'altra parte, e lavoro e cucio naturalmente ambo i lati. E prenderò 4 punti da questo lato e 4 punti dall'altro lato, più quello centrale. E cucirò fino a qua. Questo è il toppino. Adesso cosa vado a fare? Vado a lavorare una catenella di 1,5 m e poi farò delle maglie bassissime. E una volta terminata la catenella, naturalmente, tolti tutti questi fili, vi farò vedere dopo come metterò. Una volta terminata la catenella, come inserirò questa catenella per far sì che il toppino si leghi dietro. Come notate, questo è il toppino dietro e queste sono le manichine. Cioè, così.